Buonasera a tutti, questa sera dialoghiamo con il vice coordinatore provinciale e commissario comunale Michele Marraffa. Salve. Vorremmo parlare di quella che è la situazione locale a Martina Franca per quanto riguarda l'ambiente e la cura della città. Cosa può dirci in merito? Beh, io penso che non sia sfuggito a nessuno tutti gli alberi che si stanno tagliando nella città. Ho visto anche l'altro giorno gli alberi tagliare, dei pini che hanno tagliato per allargare, non mi ricordo, un altro pezzo di strada o qualcosa del genere. Ma tantissimi pini hanno abbattuto, si sono abbattuti dei pini, degli abeti bellissimi su via Mercadante, nel cimitero. Hanno fatto dei progetti, non ci dimentichiamo, di Corso Messapia, dove erano previste determinate piante che non sono state piantate. E noi l'abbiamo messo sul volume che abbiamo fatto di Corso Messapio, che potete prendere qui in sede quando volete. Ci abbiamo visto tutti quanti, l'abbiamo detto in consiglio comunale, ho pubblicato anche una foto che quest'estate, quando c'era veramente bisogno di acqua, hanno messo un motocarrello con un secchiello per non possiamo dire innaffiare, per offendere le piante, ma hanno visto tutti quanti quante piante sono secche. Io capisco probabilmente qualcosa possa sfuggire all'amministrazione, non può pensare a tutto il sindaco sicuramente, però devo dire con molta tranquillità che gli assessori, molti assessori, non sono all'altezza del loro compito o all'altezza dell'incarico che hanno. Usciremo molto presto, ma stiamo già presentando un'interrogazione sulle scuole, basta farsi un giro delle scuole per vedere come sono abbandonate, basta andare a San Paolo per vedere la scuola dei bambini come è abbandonata e da dove camminano i bambini, basta andare alle altre, basta farsi un giro per le scuole. Quindi l'attenzione alla scuola e quindi alla formazione del cittadino, del futuro, e che la sinistra si è sempre vantato di fare questo, non c'è, bisogna dirlo con molta tranquillità. C'è invece un'arroganza forte da parte di un assessore che ha scambiato l'assessorato per un'attività propria, un'attività produttiva propria, ed è quello che non ha consentito di fare la manifestazione di San Martino, ma invece ha fatto un mercato infrasettimanale, come se San Martino, la festa patronale, potesse diventare soltanto un mercato infrasettimanale. Un altro assessore dice che finalmente ci sono degli imprenditori che sono generosi, che si occupano della nostra città e ci regalano i parcheggi, ci regalano la costruzione dei parcheggi a gratis, e abbiamo scoperto che così non è. Per fare bene, la nostra città alla fine cos'è? La nostra casa. Quindi se uno ha una casa e sa che deve curare, deve fare determinate manutenzioni tutto l'anno, per tutto l'anno, e ha la cultura del bello, sicuramente riesce a fare anche molto, ma molto bene per la nostra città. Se questo amore non c'è, se queste attenzioni non ci sono, non ci sono neanche per la nostra città. E noi lo stiamo vivendo, mi dispiace dirlo, ma ci sono assessori che non sono all'altezza del loro compito, anzi fanno tutt'altro piuttosto che fare gli amministratori. Per esempio, per Corso Messapio non so quanti contenziosi arriveranno per i marciapiedi ad angolo, ma sono attenzioni che metteremo molto, ma molto presto. Non ci dimentichiamo anche, a proposito degli assessori, che la gara dei rifiuti è stata fatta due volte. La prima volta è stata annullata. La gara per l'acquisto degli scuolabus è stata fatta due volte. La prima volta è stata annullata. Ma dico, un'amministrazione e i dirigenti che devono essere tali non possono fare questi errori, ma non possono. Come ha detto in consiglio comunale, non ci appartiene la cultura delle denunce, no, assolutamente no. Quello che ci appartiene o che mi appartiene è di mettere in evidenza gli errori e cercare di correggerli e cercare di dare un input, un impulso a questa amministrazione a fare bene nell'interesse di tutti i cittadini, a partire dai nostri bambini, dai nostri figli, ad arrivare fino alle persone, ai pensionati come me, chiaramente. Grazie per averci seguito, ringraziamo Michele Marraffa e appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.